pensa che il Giro d'Italia significhi solo tappe di alta montagna al nord, evidentemente si perde quella parte che sempre più spesso ha un peso molto importante sulla classifica finale. E soprattutto mostra in tutto il mondo, Stati Uniti compresi, i tesori del sud del bel paese, grazie alle dirette televisive che per l'edizione 2013 hanno portato le immagini del Giro d'Italia in 180 paesi. Non ha fatto eccezione la Puglia, teatro della sesta tappa da Mola di Bari a Margherita di Savoia, che ha visto il trionfo del velocista inglese Mark Cavendish. Mark, la tua squadra è perfetta oggi, visto che li hai abbracciati tutti uno per uno. Quando la squadra fa un lavoro così, è perfetto, è come una motore quando... quando ce l'hai un motore in fabbrica, quando tu gas la prima volta e boom 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 e così, no? Grande partecipazione popolare lungo tutto il percorso, soprattutto nella cittadina di Giovinazzo, in provincia di Bari, dove gli ex campioni del mondo azzurri Maurizio Fondriest e Paolo Bettini hanno incontrato i tifosi nel momento del passaggio della tradizionale carovana promozionale del Giro d'Italia. Riuscire a promuovere il ciclismo in tutte le regioni penso che sia una bella cosa per noi. In ogni caso tutto il sud Italia sta crescendo moltissimo perché ci sono adesso molti campioni come Nibali, come i due Caruso, Visconti, ci sono molti corridori del sud e quindi questo fa sì che molti giovani ragazzi che vedono che c'è la possibilità di diventare magari dei campioni hanno la voglia di iniziare ad andare in bici, quindi per il movimento sia una bella cosa. Io credo che sia lo spot più importante che dobbiamo sfruttare perché si parla di sport, si parla di ciclismo, passa il Giro d'Italia con tutti i grandi campioni e io l'ho vissuto da bambino, sono dei flash che rimangono nella memoria di dentro di noi e in questi flash qualcuno può iniziare a coltivare un sogno, pertanto mi auguro che la giornata di oggi serva a tanti ragazzi per ispirarsi per quello che può essere il futuro nel loro sport di domani. E da parte di Bettini, cresciuto alla California, paesino toscano di 300 anime in provincia di Livorno, un pensiero speciale per i tifosi oltreoceano. Giro d'Italia, Tour de France, grandi classiche hanno portato ad una realtà vera anche in una California così lontana, non la mia, non quella toscana ma quella vera. Io ho fatto due volte il Giro di California e anche là ho trovato un entusiasmo incredibile e credo che quell'entusiasmo sia dovuto anche a tutti i messaggi che dal vecchio continente mandiamo verso queste nuove realtà. Un saluto a tutti, ciao!